Buongiorno, volevo firmare questo momento di libertà perché sto proprio uscendo dal cancello dell'azienda. Dunque, oggi è giovedì e sono le 5 meno un quarto. Io devo volare a Biella dal dentista con l'appuntamento alle 5. Come sempre, non so come farò, ma in qualche modo farò. Che giornata, io non ce la faccio più a lavorare in questo settore. Non ce la faccio più. Oggi ci sono stati mille problemi. Cioè, io non lo so se è per tutti così il lavoro, però secondo me una persona che fa un'umile impiegata alla Fantozzi non dovrebbe avere problemi. Cioè, non dovrebbe averli problemi, porca miseria. Sei lì, ti portano le cose, tu fai i documenti, po' boh. E invece no. Problemi di qualità, problemi di ritardo di consegna, problemi che il collega ha comunicato una cosa sbagliata, problemi che il cliente ti dice il nostro camion verrà a prendere la roba e poi gli autisti dicono che no, loro non la prendono, cioè cose di questo tipo. E quindi i miei problemi del lavoro sono questi qui. Cioè proprio non immagino chi fa altri lavori, però non è normale. Insomma, mi è venuto mal di stomaco oggi dall'agitazione perché abbiamo mandato un tessuto in tintoria perché la mia azienda vende la lavorazione, neanche i tessuti, la lavorazione. Il filato e il tessuto è di proprietà dei clienti, però c'è una piccola branca nella nostra azienda che compra il filo e lo vende, lo fa tingere le tintorie e poi lo vendiamo finito, che è molto, è un... Allora, guadagni di più, ma è più un rischio, perché se sbagli a tesserlo, se sbagli a finirlo, a colorarlo, eccetera, è poi tutto sul tuo groppone. Tutto, tutto. Quindi, oggi cosa è successo? Che abbiamo consegnato della merce, hanno fatto subito il controllo e la tintoria, io gli ho scritto esattamente di fare un colore tipo, si chiama bianco per stampa, serve poi per fare stampare i tessuti, questo colore, questa base di tessuto, questo trattamento del tessuto. Cosa hanno fatto? Il bianco ottico. Cosa vuol dire? Che col bianco ottico tu puoi anche tingere il tessuto, scusate, puoi anche stampare il tessuto, ma può essere che viene malamente, quindi sono 7.000 euro di danni, ma ovviamente stiamo trattando. Io ho dato tutte le indicazioni alla tintoria giuste, perché subito ovviamente il titolare viene da me e mi fa tirare fuori tutte le mie comunicazioni all'azienda eccetera, e invece erano giuste, anche perché di solito le preparo con lui, anche se lui è sempre di corsa, reparto, ufficio, ufficio, reparto, però lo brinco in certi momenti e bisogna mettere giù una disposizione di lavorazione. Ovviamente io, essendo abbastanza ignorante di tintoria, aspetto ovviamente sempre il suo parere, e meno male che c'era lui vicino a me, perché abbiamo fatto giusto come pensavamo, ma dovevamo mettere una dicitura in più che non abbiamo messo per sicurezza. E quindi oggi sono volate madonne, come si dice da noi qua in Piemonte, non so se si usa anche in altre regioni. E quindi questo è uno dei tanti problemi. Poi un mio collega al posto dell'immondizia, cioè c'è un'azienda che viene a prenderci gli stracci, e lui si è sbagliato in mezzo, perché un operaio o degli operai ha messo delle scatole vicino ai rifiuti e lui ha caricato tutto. Un filato che ci serve assolutamente per una consegna, che c'è anche le penali, cioè non vi... Oggi è stata tragica. In più io ho questo appuntamento, dal dentista, quindi devo uscire prima. Un altro mio collega ha preso un giorno di ferie perché doveva prenderlo martedì, ma non è riuscito a prenderlo, è uscito oggi. La mia titolare, che esce sempre alle 4 a prendere i bambini, le porta a casa, poi rientra alle 5, c'è questa mezz'oretta scoperta, spero che il titolare, che non succeda nient'altro, perché veramente oggi è successo di tutto. Io stamattina
per mettere a piangere perché abbiamo fatto delle variazioni sul programma per un cliente e ogni volta dà problemi perché quando si fanno dei cambiamenti ovviamente i problemi vengono fuori usando, no, le cose e quindi stamattina mega casino, mi ha aiutato la mia collega, quella che è rientrata dalla maternità, perché io stamattina veramente mi stavo mettendo a piangere, giuro. Cioè è proprio un periodo che io non lo reggo più sto lavoro, vorrei trovarmi, che ne so, lavorare in un di per di ad affettare la mortadella, cioè è proprio una roba zero pensieri, solo servire, cioè una roba un po' più con meno pensieri, ecco. Non dico che uno al supermercato non li abbia, però comunque sono magari un po' meno pesanti, meno onerosi. Basta, finito lo sfogo. Allora, proprio oggi una signora, perché ormai siamo signore noi coetanei, mi ha scritto che non può più fare a meno dei miei video in micra. Io vi ringrazio perché, guarda, giuro, io attacco sto cellulare che ribadisco, se volete fare i video in macchina dovete, mettete il cellulare nel portacellulare che avete, ma soprattutto dovete mettere un calzino che copra lo schermo, perché se vi fermano potrebbero trovarvi da dire. Voi non avete le mani occupate e non state guardando niente, però magari ogni tanto guardate, insomma, un mio amico che è poliziotto, non è un mio amico ma è il compagno di una ragazza che conosco, mi ha suggerito questa cosa perché gli ho chiesto come fare, quindi voi mettete la calza, una bella calza coprente, e lasciate solo il buchino fuori, quindi tanto sapete più o meno, provate prima la ripresa, insomma, non è che sono queste riprese della Madonna. Comunque, questa sera, dunque io il giovedì sono felice perché il venerdì credo sia il mio giorno preferito. Anzi, il mio giorno preferito è il sabato, ma anche il venerdì va già bene, ma il giovedì mi piace tanto perché so che la sera c'è Masterchef e quindi anche se ho avuto una giornata di pesante, alla sera poi c'è un programma che mi piace un sacco, io amo cucinare anche se poi ho pochissimo tempo per farlo, amo mangiare bene, forse più che cucinare, oltretutto quello mi viene sempre bene. E quindi mi tiro su questa cosa, poi domani è l'ultimo giorno, poi si stacca un paio di giorni, anche se si stacca, oddio, una persona che ha un tempo pieno da lunedì al venerdì sa benissimo che al sabato e alla domenica deve pulire casa, fare delle commissioni, e il bucato, e stirare, quindi alla fine il tempo libero ne avanzano poche ore, però così è, finché non trovo un lavoro con qualche ora meno, io vorrei avvicinarmi a casa, cioè... Il mio sogno è un lavoro più vicino a casa, in modo tale che vado a pranzo a casa e soprattutto meno ore, cioè non so, 6 ore, oppure 8 ore, ma che posso andare a pranzo a casa. E in questo periodo però dove c'è un sacco di crisi in giro è già tanto averne uno di lavoro, però il mio sogno sarebbe questo, perché non reggo più, non ce la faccio più. Mi sento di non avere più una vita, perché comunque entro alle 8 del mattino e quasi sempre esco alle 6 di sera e è veramente tanto, cioè per una donna sentarsi così tante ore da casa secondo me è abbastanza deleterio. Io forse anche perché ho degli hobby che non riesco a coltivare e quindi sto patendo questa cosa. Vorrei appunto avere un orario in modo tale che ne so, arrivo a casa alle 4 e ho ancora un paio d'ore per fare magari dei lavoretti, la lavatrice, stira, cioè non arrivare sempre tirata alle 7 di sera, cucinare, a mangiare alle 8, finire i piatti alle 9, stirare alle 10, cioè mi piacerebbe avere una vita un pochino più meno tirata, ecco. Forse questo discorso lo può capire chi lavora nel privato, non per trovare da dire a chi lavora nel pubblico, ma cioè io lo ritengo fortunato per certi punti di vista, perché avere a che fare con il pubblico non è facile, però comunque quei lavori che non fai proprio le 40 ore settimanali, che magari puoi prenderti liberamente ogni tanto le ferie senza sentirti in colpa, un lavoro un po' più umano, perché quando hai un
lavoro full time in un'azienda di medie dimensioni a conduzione familiare nel tessile, lavori tantissime ore, soprattutto negli uffici, nei reparti no, più o meno hanno i loro turni e quelli fanno con un po' di straordinari, per carità. Ma io, sarà che sono sfigata e mi becco sempre i ruoli più impegnativi a livello almeno di orari, quindi questa cosa mi sta un po' devastando. Non lo so, speriamo in un futuro migliore. Speriamo nella pensione, che è ancora lontana. Quest'anno compio 30 anni di contributi, quindi giuro che sto iniziando a pensare alla pensione perché non ne posso più. Ho iniziato a lavorare che avevo 14 anni, ne ho 43, a giugno ne faccio 44, quindi sono 30 anni tondi di contributi e insomma io ne ho quasi a basta, anche perché vi dico, ho sempre lavorato in posti dove ho sempre fatto straordinari, flessibilità, pochissime ferie, soprattutto gli ultimi vi dico 15 anni ho lavorato tanto e anche un po' di testa, anche più che altro, no? Quindi scusate lo sfogo, ma non ne posso più. Quindi se siete di Biella e cercate un'impiegata part time, profilo logistico, amministrativo, ma neanche tanto, io mi candido. E adesso sono arrivata all'uscita di Chiavazza, stavo pensando da dove passare. Sì, passo da sotto. Sì. E basta, cos'altro vi devo dire? Ti è vlog stupido, ma di cosa parlo poi in macchina? Dei miei problemi. Guarda che li guardo anch'io i video con i problemi delle altre youtuber, eh. A chi mi ha chiesto quali sono le gemelline che seguo, adesso mi vengono le cose spot, sono Alessandra L e Federica Om Sweet Om. Sono due gemelline di Alessandria e fanno dei video sempre carini, loro sono carine, sono molto moderne come genere, però non so, non riesco più a farne a meno anche a loro, anche se all'inizio vi dico, la guardavo, aveva sta voce super squillante che un pochino mi disturbava, no? Sapete, perché c'è anche gente che dice cose interessanti, però magari ha dei toni di voce che non vi piacciono, oppure ad esempio a me non piacciono quelle youtuber che gesticolano tanto, e qualcuno, eppure ce n'è qualcuno, adesso non mi viene in mente chi, però c'è qualcuno che seguo, sapete quelle che iniziano i video, io non lo sopporto proprio, infatti ho detto poi magari un giorno faccio anche così, che iniziano il video, iniziano a fare buongiorno, tutte delle robe, cioè proprio non sopporto. Cosa non sopporto di YouTube? I miei video noiosi, perché ogni tanto li riguardo e ammetto che dico, ma che palle, cioè, ma giuro, però non c'ho più voglia di girarlo, quindi lo butto su, dico la verità, ragazzi, proprio verità. Poi cos'altro non sopporto di YouTube? Non sopporto, quando magari fanno tutti i video uguali, che parte questo leitmotiv e boom, allora tutti iniziano a fare il video, ma forse perché io sono un po' un cane sciolto, no? Nel senso che essendo io molto impegnata non riesco a dedicare tempo, cioè io riesco già a dedicare poco tempo sia a Luca, che è il mio compagno, sia alla mia migliore amica, sia ai miei genitori, cioè io già dedico poco tempo a loro. Quindi io ho conosciuto persone fantastiche tramite il canale, o anche prima tramite YouTube ho conosciuto persone fantastiche, veramente, che di cui ho i numeri di telefono o le mail. Purtroppo, anche se ogni tanto ci penso, non riesco a mantenere queste amicizie che mi piacerebbe ampliare, mi piacerebbe approfondire, ma non riesco perché ho poco tempo e questa cosa mi genera frustrazione. Quindi questo cosa vuol dire? Soprattutto nell'ambiente di YouTube ho notato che se tu
ma è giusto, perché è giusta questa cosa. Se tu non senti qua, hanno bocciato, ottimo, in 4, porca miseria. Se tu comunque non senti più di tanto un'altra youtuber, non ti accordi, io se vedete non ho mai fatto collaborazioni con nessuno. Allora, uno, forse perché sto sulle balle a qualcuno, no? Due, perché forse hanno capito che sembra che io non voglia fare cose con gli altri. Non è così, però non ho proprio il tempo. Ma al di là di questo, non mi piace quando una parte e fa, non lo so il perché, non c'è un motivo particolare, perché poi io li guardo anche, no? Però non mi piace questa cosa che tutti devono farlo, mi sa di una roba, non lo so, però mi sa di una roba come quando si era magari ragazzine, ah dai, ci vestiamo tutte con lo stesso pantalone, non so come dirvi. E avete ragione a dire, ma guarda che antipatica la Dele. Perché comunque mi sto antipatica anch'io a fare un discorso così, però un po' non mi piace questa cosa, quindi forse poi magari non, nessuno me la propone perché sto sulle balle, non piaccio, perché per mille motivi, no? Però non mi interessa farle, ecco, non lo so, cioè, non so, quindi stavo dicendo, mi sono di nuovo persa. Ah, le cose che non sopporto di YouTube, questa era un'altra cosa. Poi cosa non sopporto di YouTube? Ah, non sopporto di YouTube, ma mi dà fastidio, mi fa stare male. Mi dà tristezza, magari che adesso la butto lì. Dico il cucito, ad esempio, no? Io ho solo parlato più approfonditamente con Cristiana Carpentieri, perché è stata una, pur essendo comunque una persona con, adesso la butto lì, 40.000 iscritti, quando io ho messo il primo video online, che era veramente delle balle del cucito, e l'ho tenuto giusto perché mi affeziono le cose, però l'avevo tenuto. Sono in ritardissimo, merda. Scusate. L'avevo tenuto perché mi dispiace togliere le cose dal canale, no? Però effettivamente è proprio bruttino. Beh, nonostante tutto, la Cristiana mi aveva comunque scritto, non mi ricordo più se sotto il video o anche privatamente, mi aveva incentivato a fare altri video. Ha capito che era un mio hobby, che è stata l'unica persona che mi ha scritto è stata solidale. Le altre youtuber del cucito, non ce ne sono tante, ma adesso ce ne sono diverse, io sempre che seguo da anni, prima ancora di fare video, le altre persone con cui comunque sotto i video ho provato a buttarla lì, che io facevo video, sapete, impassibili, cioè proprio impassibili. E a me questa cosa qui è un'altra cosa che mi dà fastidio, perché secondo me nel mondo di YouTube, come in altri mondi, essere solidali, soprattutto con la stessa categoria, è importante. C'è i cubetti, quindi mi vedete tutta. È brutta questa cosa. Ad esempio, nel cucito non c'è neanche video di collaborazioni. Che ne so, io faccio un cappello fatto male e la Cristiana o qualche altra persona che ha comunque 50.000 follower fa la sua versione di cappello, no? Per dire. Ma secondo me in YouTube c'è un po' questa cosa qui, che magari anch'io un giorno, quando avrò, se avessi, perché parliamo più con il condizionale, se avessi 50.000 iscritti, magari non mi va di fare una collaborazione con una di 1.000, perché penso, cacchio, questa qua magari lo fa solo per avere più di visibilità, e magari anche così, però non lo so. Io adesso penso che avessi 50.000 follower, io prenderei per mano una che ne ha 1.000 per fare qualcosa insieme, cioè non lo so, sarei solidale, cosa che nel mondo del video del cucito, una mi ha tagliato la strada, mi ha detto anche scusa, cosa che nel mondo del cucito non capita proprio. E questo è brutto, trovo un'altra cosa brutta di YouTube, perché comunque YouTube sì, poi diventa per qualcuno lavoro, sicuramente, perché anch'io se arrotondo ne sono felice, visto tutti i vizi che ho,
però noto proprio che c'è come si dice, c'è come si dice quando due persone gareggiano, no? Non mi viene in mente. Però boh, secondo me se tu hai tanti follower, anche se ti metti a fare un video con una meno famosa, tu non è che ci perdi, anzi forse appai, cioè boh, dai una bella impressione, non lo so, io la penserei così, ecco. Cioè io lo farei, invece loro, cioè c'è proprio tanta, non lo so se gelosia, invidia, paura che qualcuno ti porti via qualche visualizzazione, anche perché i video poi di chi è bravo si vede, di chi ha tanti seguaci si vede nella qualità, nel contenuto, in tante cose, però è una cosa che un po' mi rattrista questo, quindi volevo dirvelo. E poi non so se mi vengono in mente altre cose, allora vediamo se c'è posto qua, se mi va come l'altra volta. No, non c'è posto qua, mamma mia ragazzi, sono in ritardo, qua non c'è mai posto, ragazzi, va bene, quindi questo è stato il mio video sfogo. Niente, qua c'è il delirio in giro, cioè c'è crisi, tutto chiuso, cassa integrati, però qua c'è, sembra prima di Natale, tipo. Vi mando un bacio, ciao!